Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Come avete detto nel titolo, oggi parliamo del perché non è possibile guarire il diabete senza l'utilizzo dei farmaci. Perché guarire, gestire, perché non si può guarire al momento o curare il diabete, ma si può solo mantenere sotto controllo. Ma ci arriviamo con calma. Io sono Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno e nonostante io abbia diabete da più di 15 anni, perché mi è stato diagnosticato ormai nel lontano 2005, quindi ormai sono 18 anni, quanto era ad aprile il giorno di Pasqua, e nonostante questo ho fatto sport agonistico ad alto livello. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che ti aiutano nella tua gestione del diabete, quindi ad esempio come utilizzare i sensori, come fare in modo che i sensori non si distacchino dalla cute, quali sensori, nuovi sensori, informazioni sui sensori, piuttosto che le diete, sport, attività fisica, terapia, consigli per migliorare la gestione delle glicemie, eccetera eccetera. Perché non si può gestire il diabete senza l'utilizzo di farmaci? Il motivo è legato all'eziologia della malattia. L'eziologia vuol dire la causa della malattia. E varia tra diabete tipo 1 e varia tra diabete tipo 2, motivo per cui si utilizzano anche farmaci diversi, o meglio, i farmaci di diabete tipo 2 non vengono utilizzati nel caso terapia di diabete tipo 1. In particolare, il diabete tipo 1 sappiamo come terapia c'è la somministrazione di insulina, che può essere tramite una terapia multiniettiva piuttosto che una terapia in bolo con microinfusore. Queste sono le due principali opzioni terapeutiche. Sì, esistono le possibilità di trapianto pancreatico, ma ha una durata limitata, perché in quanto tutti i trapianti poi col tempo sono destinati ad andare incontro a un rigetto, per cui cambia magari il rigetto dopo 2 anni. Magari c'è dopo 20, non lo puoi sapere. Se ce l'hai dopo 20 ti va anche bene, se ce l'hai dopo 2 insomma, oltre al fatto che devi assumere una quantità costante di farmaci immunosoppressori, ovvero quelli che vanno a sopprimere il sistema immunitario per ridurre quindi il rischio di aggressione da parte del sistema immunitario all'organo trapiantato. Per cui punto di domanda ancora, e ovviamente non è una cosa che ti permette di guarire in modo definitivo, sicuramente per un certo periodo di tempo migliora la gestione delle glicemie, ed è legato, come sappiamo, il diabete tipo 1 a un'azione del sistema immunitario che attacca le cellule beta pancreatiche endocrine, che sono deputate al rilascio di insulina. Per cui se queste cellule vengono uccise e non c'è nessuno che può produrre insulina, l'unico modo è somministrare insulina. Io non posso utilizzare altri metodi, come ad esempio per la terapia del diabete tipo 2 si può utilizzare come metodo la stimolazione della secrezione insulinica. Questo non è possibile farlo se tu non hai le proprie cellule che producono insulina, esempio banale. Per quanto riguarda invece il diabete tipo 2, la causa è dovuta a un sovraccarico di lavoro da parte del pancreas, che non certo non riuscirà più a reggere il carico di lavoro, e questo poi si tradurrà quindi in un diabete tipo 2 e nello sfociare quindi nella patologia. Questo prevede però che il pancreas funzioni ancora, solo non riesce a funzionare ai livelli cui dovrebbe, ma non riesce a lavorare ai livelli a cui noi stiamo chiedendo di funzionare, questo è più corretto dire. In quanto il nostro organismo non è fatto per diventare soggetti grassi o comunque obesi, anzi, quindi questo è un caso, poi ci sono anche altre casistiche, ma tenendo in considerazione questo caso e non obesità per altre patologie, ma legato principalmente a una questione del mangiare, ok? In questo caso il pancreas non riuscirà più a reggere il carico di lavoro, ed ecco che bisognerà quindi introdurre un nuovo, da un lato, regime alimentare, ma anche una nuova strategia farmaceutica. In questo caso la strategia farmaceutica può avere diverse tipologie di farmaci che si possono utilizzare, come detto, dai farmaci che aumentano quindi la secrezione di insulina, farmaci come ad esempio la metformina, che in questo caso agisce su tutti gli altri tessuti periferici ma non sul pancreas, oddio tutti no, però agisce su diversi tessuti periferici, come ad esempio il tessuto muscolare piuttosto che il fegato, aumentando la captazione di glucosio, in questo modo riduce il livello di glucosio circolante. Si possono utilizzare altri farmaci, pensiamo ad esempio agli incretinomimetici, in questo caso gli incretini sono gli ormoni che vengono prodotti naturalmente nel corso della digestione, che stimolano la secrezione di insulina, in quanto vengono prodotti proprio in fase iniziale della digestione e sono un segnale per l'organismo di andare a produrre quindi insulina di quando arriva il cibo dopo averlo mangiato, a livello di tratto gastrointestinale.
Per quanto riguarda altre possibilità, questa è nuova, che è l'SGLT2, il target d'azione. In questo caso il target d'azione sarà quindi un trasportatore presente a livello del tubulo renale, perché come saprete, se con la glicemia alta si può avere glucosio nelle urine, questo è perché il trasportatore renale non riesce, cioè riassume troppo, troppo glucosio normalmente, mentre in questo caso non lo sta riassumendo e quindi verrà rilasciato con l'urina. Ecco che se io bloccassi questo trasportatore, bloccherei anche il riassorbimento di glucosio. Ora, questo trasportatore non blocca solo il riassorbimento di glucosio, blocca anche il riassorbimento di sodio. Il sodio è quello responsabile della ritenzione idrica. Il sale, che contiene sodio, è responsabile quindi della ritenzione idrica, quindi trattiene l'acqua. Se trattiene l'acqua, vuol dire che il cuore deve lavorare di più, perché ha più liquidi da mandare in circolo, oltre che poi ci vediamo più gonfi, più grossi, e quello è una cosa prettamente estetica. Infatti, quando aumenta il sodio, aumenta il riassorbimento quindi di liquidi, e si dice in fisiologia aumento del precarico, ovvero il carico che deve arrivare al cuore, e il cuore poi dovrà pompare per in tutto l'organismo. Quindi se io riduco il sodio, da un lato abbasso il lavoro che deve fare il cuore, che in una situazione di rischio cardiovascolare come quello dei diabetici tipo 2 è un rischio importante, e dall'altro però riduco anche l'assorbimento di glucosio, per cui avrò un abbassamento delle glicemie tramite l'escrezione mediante via urinaria. Questo fa già capire proprio il target diverso dei farmaci, permette anche di capire il perché questi farmaci riducono il livello dei tubuli renali, si chiamano glifosine, non so, magari vi interessa, avete parlato con il diabetologo, chiedetegli. Già vedendo quindi l'eziologia del problema e i farmaci che si possono utilizzare, si capisce che sono proprio punti diversi su cui io posso agire. Perché posso permettere di usare un farmaco come il glifosine nel diabetici tipo 2 e non nel diabetico di tipo 1? Proprio perché nel caso dei diabetici di tipo 2 ho comunque una produzione residuale di insulina, non è che io buttando fuori il glucosio in eccesso ho risolto i problemi delle glicemie, no, perché comunque i tessuti hanno bisogno di captare glucosio in qualche modo, e esiste un solo ormone per abbassare la glicemia e tanti ormoni invece per alzare la glicemia. Ho già fatto un video anche su questo. Quindi, riassumendo, il motivo sta nelle cause eziologiche, e possiamo vedere alcuni esempi anche sulla base di alcuni farmaci. Alcuni farmaci nuovi sono ad esempio l'Ozempic, il precipitativo. No, questo non te lo dico in un prossimo video. Sarà uscirà proprio un video sull'Ozempic, è molto interessante. Tra l'altro è il farmaco che viene utilizzato dal star americane di Hollywood per perdere peso molto facilmente. Ora, questo però causa alterazioni a livello di quello che è il tessuto, un grasso corporeo, che quindi può determinare anche lievi alterazioni del viso. Potrete trovare anche dei video, se cercate su TikTok, con Ozempic Face. Proprio perché anche i ragazzi hanno iniziato ad abusarne, proprio per capacità che ha di far perdere peso in modo importante. Ora, io ho detto quello che ti dovevo dire. Come sempre, noi ci vediamo al prossimo video, solo dopo averti ricordato che poi sul canale puoi trovare quindi una serie di video riguardante la gestione della tua terapia, lo sport, l'alimentazione, video come questi quindi sui farmaci, cioè che riguardano anche i farmaci che possono essere utilizzati in terapia del diabete. Io ti ho detto quello che ti dovevo dire. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!